Vabbè, salire sul carro del vincitore è facile. Come dice Sergio. Facile. Infatti, io li voglio tutti vedere, no? Chi parte adesso? Dobbiamo adesso con Vittorio, io, Joaquin, Dario, che andiamo a Madrid. Lo facciamo così per farci una scampagnata, una passeggiata, vero Joaquin? Lo facciamo perché poi ci piace. Poi il bello, dici, sai, dove vorresti andare? Beh, io se vorrei andare, io andrei, dici, dove vuoi andare a passare magari un qualche giorno? Beh, io vorrei andare a Buenos Aires in Argentina, vorrei andare a New York, vorrei andare a trovare mia sorella a Londra, vorrei andare sulla Piazza Rossa a Mosca, davanti al monumento di Lenin. Ecco, io personalmente vorrei fare questo. Vado a Madrid, in una città che non mi piace, che mi fa schifo, no? Perché sono degli esaltati che hanno un fiumiciattolo e lo chiamano Rio, quando io qui c'ho Artevere, che era un dio romano, era il dio Tiber. No? E io devo andare là, lo faccio perché amo il Barça e voglio andare là, e no, invece questi qua con Messi e compagnia cantante. Ah, allora la teoria pegonese ha qualche fondamento, anzi io dico, sono d'accordo con la teoria pegonese, almeno ci diamo dalle scatole tutti questi tifosi occasionali. Joaquin, hashtag tifoso occasionale. Esattamente. Aggiungo una piccola ragione a quello che ha finito di dire Massi, che non soltanto è la tua motivazione come tifoso, se è occasionale o non occasionale, c'è le risorse che ha detto Massi, che ovviamente si devono avere. È una risorsa che voi avete comprovato, tutti gli italiani che sei venuti qua a questa partita, da, come ha detto prima Massi, da Torino, a Sicilia, a Sardegna, da non lo so, da qualunque parte d'Italia, dalla Calabria, da Napoli, da tutte le parti d'Italia, avete comprovato cosa è una partita, e fare una partita tutti insieme con 60 soci della Peña di Roma, con 9 della Peña di Torino, con 5 o 6 della Peña di Genoa, con 5 o 6 della Peña di Milano, con tanti altri, tutti venire qua insieme e fare un sforzo, non soltanto un sforzo di tempo, un sforzo di risorse, di voglia, sino soltanto è un sforzo economico pure, perché tutto questo costa soldi. Sto pensando a Valentina, che ha preso l'idroscafo per venire a vedere la partita. Figurati, dalla Sicilia per venire a vedere una partita come questa, e ha lasciato suo figlio di là. Andrea Fabiani, che è venuto scappando la mattina presto perché doveva andare a lavorare il mercoledì, e i ragazzi di Napoli, Filippo Prota, che ha dormito 2 ore, e Salvatore Sorrentino, che consegna le mozzarelle e quindi comincia a lavorare alle 5 del mattino, che è arrivato con la macchina con Filippo e ha preso il furgone per andare a fare le consegne. Ma di che cosa vogliamo parlare? Ma io vorrei sapere, il tifoso occasionale che rompe le palle perché la colpa è di Fernandez, è di Bartomeu, è di Valverde o di Pic. Certo che dobbiamo capire quali sono le responsabilità, ma noi facciamo i tifosi, mica facciamo gli addetti ai lavori, mica siamo giornalisti. Dopo è logico che non si può viaggiare sempre. Io se avessi potuto venire, sarei stato giù con voi, perché col cuore ero giù con voi. Ma non si può organizzare tutto e fare tutto. Però se si ha la possibilità, è bello andare in gruppo. Bravo, bravo Sergio, bravo. Sì, quello. Bravo. Guarda cosa ha detto Giussi, cosa ha detto Pietro, tutti quelli che eravamo di là allo stadio, richiusi 2 ore allo stadio, cosa abbiamo detto? Che è stata una bellissima esperienza per noi, tutti quelli che, malgrado ovviamente tutto il risultato, gli altri che non sono stati allo stadio, che hanno guardato la partita per la TV, cosa dicono? Maledetto Bartomeu, o Valverde o gli altri. Invece no. Per noi che siamo abbiamo spento soldi, vita, risorse, tutto, abbiamo spento tantissime risorse. Guarda quanto soldi devo spendere io per stare 5 giorni qua a Roma. Immagina quanto soldi, molto soldi veramente.
però lo faccio con molto piacere per stare con tutti voi e stare, stare questa notte qua con, qua con Massimo, con stare gli amici, con Alberto, con, tutti i miei amici. Per me è stato peccato che è stato, una partita, brutta, che abbiamo avuto un risultato molto negativo, però invece l'esperienza di stare tutti insieme, l'esperienza di andare al Nax e dire ai miei amici di che guarda, tutti questi che vedi qua a destra sono i miei amici italiani e tutti questi che vedi qua a sinistra, che sono 200, sono i miei amici catalani. E ho messo in contatto, pure a tutti gli altri, alcuni amici miei catalani che sono venuti da Barcellona, con i miei amici italiani che eravate qua. Esatto. Questa è una bellissima. Dimmi, Sergio. E su questo Joachim c'ha molto ragione, perché noi quando andiamo giù a Barcellona, specialmente a Barcellona, adesso abbiamo veramente tantissimi amici. Sto pensando a Sergi, ad Amè, a Luci Parecchi, sto pensando al Brian, a tutta questa gente che ci conoscono, perché sanno che noi amiamo questo club. Noi quando andiamo a Barcellona abbiamo questi contatti. Casa Pin, quando ci sono trovati con te, Joachim, sì, adesso si sta in famiglia, perché ci conoscono, perché grazie ai social ci conoscono e siamo sempre accolti molto bene dai nostri amici giù a Barcellona. Giusto Sergio, ma non ti dimenticare del mio ufficio, eh? Ah. Certo, col nord, tu puoi andare col sud, eh? Ah, no. Dai, dopo, Sergio va col sud, Sergio, nord. Sergio va col sud a Casapino, ovviamente. Ah, Casapino, sì, scusa. Sì. Pensavo la Siena. Dopo sai, ci sono sempre con l'esigenza. I miei ultimi due viaggi a Barcellona sono stati con la famiglia. Prima a febbraio col piccolo, con l'Elia che è riuscito a fare la fotografia, e poi con mia mamma che l'ho lasciata dalle sue amiche il giorno della partita. Però, sai, è bello trovarsi, è bello con questi amici che si hanno conosciuto in questi mesi, in questi anni, per fare pegna, per fare gruppo. Perché quando io dico, e lo dicevo proprio nelle prime trasmissioni, e Max lo può confermare, io ho sempre detto, noi siamo la grande famiglia blaugrana. Noi viviamo, non è che viviamo per il club, però sosteniamo questo club. Noi siamo qui per noi proviamo un sentimento che è il Barça, che sia, e siamo più di un club, mes che un club oltretutto. Grazie Alberto, grazie. Senti, mi sento onorato di farle parte. Eh beh, certo, ne fai parte anche perché sei uno dei 140.000 proprietari del club, tu, Pietro Locatelli, eh? 143.000. Scusa, mi corregge sempre perché lui è, mi corregge, 143.000, non ce lo dimentichiamo. No, perché io voglio sempre ricordare in questo momento, che faccio un esempio, lo dico, e faccio i nomi e i cognomi, per esempio Giussi Zaffiro o Valeria Cuesta potrebbero diventare già da domani soci del Football Club Barcellona, e loro lo vorrebbero tanto diventare soci, vorrebbero, ma non hanno l'opportunità, non hanno per loro sfortuna l'opportunità in questo momento di farlo, per questioni personali, che è giusto che rimangano personali. C'è gente che invece critica tutto il giorno, sta sempre a criticare, e che o non è socia o magari è pure socia. E allora io continuo a dire la cosa che vado dicendo all'inizio della trasmissione: qui non stiamo facendo una critica distruttiva, no, qui non stiamo facendo né gli imprenditori, cioè non stiamo facendo né i giornalisti, stiamo facendo i tifosi, e per di più all'interno, almeno io lo faccio, Alberto, non mica faccio giornalista io, quindi io faccio il tifoso, tu lo sei, e quindi stampa e TV non ne vogliamo più, diceva qualcuno qui a Roma qualche anno fa. Il problema è un altro, il problema è capire quando è il momento di poter tirare le somme, esatto, e dire: signori,
tu non sei stato, hai fatto una brutta stagione, dobbiamo cambiare le cose, è il momento di remare tutti nella stessa direzione. Esatto. Non è il momento di criticare, non è il momento di dire le cose non funzionano, le cose non lo diciamo a giugno quando è finito tutto e tiriamo le somme e capiamo che cosa hai portato a casa come trofeo. Sì, inoltre quello che dicevo io, sì, io sono un giornalista, ma sempre dipende come fai la critica, perché poi fai la critica distruttiva e quello non va bene. La critica costruttiva aiuta a portare le cose avanti. Il problema è come va impostata quella critica. Ora quei signori che smadonnano, smadonnano, blu 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 blu, tutta distruzione, vedono tutto negativo, allora quei signori o non capiscono niente o hanno qualche interesse dietro, è evidente. Giusto, Alberto. Condivido, va bene. Io... Velocemente. Sì. Il sentimento che abbiamo provato tutti i barcellonisti durante la partita contro la Roma si è rispecchiato nell'immagine della Valeria piangente. Sì. Ecco, sì. Noi eravamo tutti così, sì. Ma la Valeria, sì, è la prima che poi sostiene la squadra, che non la critica, che la sostiene. Se tutti fossero come lei, il club sarebbe molto meglio, i club penisti sarebbero ottimali e tutti i soci andrebbero d'accordo e d'amore. Ecco, era solamente una piccola sintesi dell'immagine della Valeria, perché la Valeria ci tiene, ma ci tiene dal momento che l'ho conosciuta a questo club, come la Valentina, come Luca, come Dario, come tutti quelli che ho conosciuto in questi anni, era proprio l'emblema della tristezza per una partitaccia che specialmente voi sul posto avete vissuto. Grazie Sergio per la testimonianza, credo che sia adeguata. Allora, è stata una testimonianza leonina. Per chiudere, Gioacchino, volevi dire qualcosa sulla trasferta di Coppa? Ovviamente l'ho detto già tutto, soltanto mi manca quello che si fa in questi momenti quando parlo per la radio, che è salutare a tutti i miei amici italiani, che sono tantissimi. Non vorrei dimenticare nessuno, pertanto dico salutare a tutti i miei amici italiani e basta, perché se comincio a dire nomi finiamo alle 6 della mattina. Esattamente, è già molto tardi. Allora, io saluto Eros Simoni, grazie di averci atteso fino a questa tarda ora. Grazie Eros. Grazie Eros, no, non avevo il piacere di conoscerci, però spero conoscerti presto, ok? Grazie Eros. E salutiamo e ricordiamo che la Peña Torino sarà presente a Madrid sabato 21 aprile con il presidente e con Dario, quindi con Dario Ingrassi. Okay. Esatto. Va bene, e poi invece Pietro Locatelli, che sarà presente a Madrid per la finale di Coppa, e che quindi salutiamo e lasciamo questa settimana in cui insomma ci prepariamo per questo viaggio e questa finale, e poi il grande Sergio Lonetti, che sentiamo la settimana prossima. E Sergio, io ho avuto la fortuna invece di conoscere Eloy. Eloy, sì, il tuo peignista, l'ho conosciuto qui a Roma, che anche lui si è lamentato tanto per questa partita, sì, ma anche lui, parlando con me, ha capito che bisogna stare assieme alla squadra. Certo. Questo è senza ombra di dubbio. E una cosa, Eloy era anche a Londra con noi. Sì, Eloy, sì, era uno dei due peignisti della Peña Ticino, oltre a me, che era a Londra. Quindi questo ragazzo che ha fatto questi sacrifici per spostarsi, e dopo succede un problema simile con questa partita. Peccato. Volevo salutare, sì, velocemente Rosario Cutaia, sì, che lo aspetto nel mondo penistico. Esatto. Esatto. Anche io saluto Rosario. Stiamo già parlando da mesi e da tutto. Esatto. Un caro saluto alla Sicilia.
Esattamente, esattamente. Va bene, allora per chi può, cioè chi può, fatelo, perché c'è finalmente l'articolo con la foto sul sito del Barça nel settore delle pegne, dedicato alla nostra pegna e alla cena che abbiamo fatto l'altra sera.